Allora, l'onorevole Nordio si butta nella competizione elettorale appoggiando il candidato a sindaco del Partito Democratico Alberto Di Girolamo e oggi in questa manifestazione che sta facendo a Marsala, che riguarda l'agricoltura e la pesca, ma non solo, riguarda anche in che modo questo partito, il Partito Socialista, vuole entrare in politica. Nella politica del territorio. E queste liste come vengono fatte, che intenzione avete e che cosa vi auspicate? Ma noi abbiamo un obiettivo ambizioso, riportare i socialisti a Marsala a quel ruolo di protagonisti che hanno avuto nel passato. I socialisti a Marsala hanno scritto belle pagine, hanno espresso grandi sindaci e per lunghi anni sono state la prima forza politica in Consiglio Comunale. Io credo che ci sono le condizioni perché il PSI ritorni attraverso questa consultazione elettorale amministrativa assolutamente una forza di primo piano a Marsala. Abbiamo una bella lista con belle figure, abbiamo due consiglieri uscenti, Oresta Lagna e Michele Gandolfo, nuove candidate come Letizia Arcara, come Milena Urso, tante figure. È evidente che noi abbiamo una squadra che assolutamente può accompagnare Di Girolamo in un lungo percorso che credo ci possa portare alla vittoria. Io sono ragionevolmente ottimista, la campagna elettorale ha sempre le sue difficoltà, ma io credo che la proposta politica del centro-sinistra ha messo in campo, sia come uomini, sia come idee, come quelle che noi stasera nel campo dell'agricoltura stiamo per portare avanti e per esporre ai marsalesi, siano assolutamente la ricetta giusta per la Marsala del 2015. Il Partito Socialista appoggia il candidato a sindaco della città di Marsala, il dottor Alberto Di Girolamo, e oggi lo fa anche attraverso la presentazione delle proprie liste, ma anche attraverso un convegno importante che riguarda l'agricoltura e i problemi che l'attanagliano, ora compreso quello dell'IMU. Sì, sicuramente qua questa è una terra agricola, possiamo dire, parliamo tanto di turismo, ma l'agricoltura è fondamentale per la nostra sviluppo, lo è sempre stata e lo sarà sempre, insomma, e fare un convegno di cose concrete, di fare in modo che possano diminuire le tasse su chi lavora è una cosa molto importante. Io ringrazio i compagni socialista con cui sto lavorando insieme da alcuni mesi, perché queste sono le cose che noi dobbiamo fare, non le chiacchiere che di solito fanno i politici, pensiamo, facciamo. Noi abbiamo dimostrato qua questa sera, ma in questi giorni quello che faremo ancora, parleremo di cose concrete in modo che la gente, i nostri cittadini, i nostri lavoratori, i nostri giovani possano ritornare a trovare occasioni di lavoro in questa nostra città bellissima, e quindi coniugando insieme agricoltura, turismo, beni archeologici, perché tutto che si tiene insieme si può creare sviluppo, lavoro e servizi per tutti. Io ringrazio ancora i socialisti e auguro a loro di fare non solo una bellissima campagna elettorale, di eleggere tanti candidati al Consiglio Comunale e insieme possiamo lavorare e cambiare questa città, cambiarla in meglio naturalmente. Vida Berber è la segretaria provinciale del Partito Socialista Italiano e oggi qui parleranno anche dell'IMU, che è un problema grave per quanto riguarda l'agricoltura, perché come sapete che in agricoltura vigeva tutta una regola che permetteva agli agricoltori, pur avendo tantissimi problemi dettati dal mercato che non paga per come dovrebbe i propri prodotti, ma anche dalle intemperie che spesso li buttano a terra. E cosa sta cambiando? Ma noi ci siamo intestati questo problema perché il nostro onorevole Oreste Pastorelli, alla Camera dei Deputati, nonché membro della Commissione Ambiente, ha proposto, è stato l'ideatore assieme ad altri, di una serie di emendamenti che vanno a cercare di esentare il più possibile le fasce dal pagamento dell'IMU agricola, che evidentemente è stata quell'imposta che ha gravato soprattutto sui territori dei piccoli fondi, cosa che riguarda non solo l'Italia ma anche la Sicilia e anche questo nostro territorio, Marsala, Trapani, perché non dobbiamo dimenticarlo che è una provincia soprattutto a vocazione agricola, che turistica. Allora Pietro Pizzo, oggi è una giornata importante, state presentando le liste per il Partito Socialista e cosa vi aspettate da questa campagna elettorale? Intanto non è solo questo, è un convegno legato proprio all'agricoltura e della pesca, e quindi c'è un tema specifico. Le liste saranno presentate più avanti, fra 10 giorni, io sto dando un contributo alla lista socialista. Si torna all'origine praticamente con alcuni candidati nella logica di sostegno ad Alberto Di Girolamo e anche per il rapporto di vicinanza col partito, si coniugano con un rapporto personale con Nino Oddo, il parlamentare regionale. Sono stato compagno di anello di Nino, quindi figura del rapporto di affetto che lega a Nino. L'aspettativa secondo me è anche programmatica, cioè non dobbiamo limitarci alle liste,
un partito è credibile se fa delle proposte. E il Partito Socialista Marsala ha un programma molto ricco legato al rilancio della città, alla programmazione nel settore agricolo, nel settore della pesca, nel settore del turismo. E io credo che sia importante questo, perché molto spesso assistiamo al nulla. Invece io credo che la gente debba giudicare rispetto a quelle che sono le proposte per il rilancio della città, che è in un momento difficile. Noi avvertiamo la crisi regionale, nazionale, ma specialmente in periferia da noi si avverte di più. Centinaia e centinaia, migliaia di giovani disoccupati, una prospettiva, ci può essere anche una legge di stabilità approvata dal governo e con qualche iniziativa della regione. Ma noi dobbiamo credere a questo progetto e nell'ambito di questo progetto rendere il Partito Socialista protagonista della campagna elettorale con l'elezione di 4-5 consiglieri comunali e con la certezza o la prospettiva o l'auspicio che ci sia la vittoria del sindaco della coalizione. Quindi rispetto al programma nostro, che ripeto si è confrontato con quello del sindaco Alberto Di Gelormo, possiamo certamente sperare a un risultato lusinghiero. L'onorevole Giovanni Palillo è qui a Marsala per una manifestazione che ha il Partito Socialista Italiano, un partito che, come sapete, dopo i vari processi del 1992 si è diviso e forse qualcuno dice anche che c'è avuto un momento magari di morte, e con anche le vicende che hanno riguardato Bettino Craxi e nel territorio i vari responsabili come Pietro Pizzo ed altri responsabili del partito. Lui in questo momento rappresenta la memoria storica che ha continuato a fare politica dopo essere stato assessore regionale per diverso tempo, e dove lui dice con molto orgoglio: non ho mai ricevuto nessuna denuncia, nessun mandato di garanzia, anche nel periodo diciamo più brutto, quello che ha riguardato Tangentopoli, perché io non mi sono fatto né ville né case né cose d'altro genere. E quando ha ripreso il partito in mano 5 anni fa era un partito appunto smembrato, e nella provincia di Trapani c'era Nino Oddo, che era rimasto l'unico, perché gli altri poi erano andati anche nel centrodestra, erano confluiti. Ma innanzitutto io sono felice di essere a Marsala. C'ero al tempo in cui è venuto Bettino Craxi, che ha inaugurato quel famoso monumento. Il famoso monumento che non c'è, che ora non c'è più, sì. No, che non c'è mai stato. Cioè era incompleto e poi è rimasto incompiuto. È rimasto incompiuto, così come la provincia di Trapani mi conosce bene, perché sono stato assessore alla pesca e credo che abbia lasciato un buon ricordo tra i pescatori di Mazara. Quindi è una provincia vicina a quella mia, a quella di Agrigento, dove sono nato. E qui conosco la storia del partito in Sicilia, perché conosco tutti quelli che hanno avuto un ruolo importante, perché la federazione di Trapani assieme a quella di Agrigento erano le due federazioni che diciamo esprimevano i migliori gruppi dirigenti. E quindi sono felice di ritornare, anche perché oggi c'è un'occasione, e cioè quella di presentare i candidati, ma soprattutto di sentire l'onorevole Oreste Pastorelli, responsabile amministrativo del PSI, ma soprattutto è un componente molto attivo della Commissione Ambiente, Lavoro e Lavori Pubblici, che si sta battendo in Sicilia contro il degrado ambientale. Già le sue interrogazioni sono pervenute in Parlamento. E che interrogazioni sta facendo? Perché il degrado ambientale è quello che è stato fatto nella costruzione di case, edifici abusivi nei territori dove non andavano fatti. No, mi riferisco a qualcosa di più grave. E poi c'è un altro degrado, che è quello dei rifiuti e dei rifiuti speciali. Ecco, io mi riferisco alle zone degradate, che noi come socialisti, noi sto facendo una battaglia principale, credo che gli altri partiti non se ne occupino completamente. Sto facendo una battaglia contro il degrado ambientale individuando 4 zone. La zona di Milazzo San Filippo del Mela, dove ci sono un sacco di tumori, la città di Biancavilla, che è costruita sull'amianto, e la zona di Priolo, Melilli e Augusta, dove l'altro ieri sera camion provenienti dal nord Italia hanno scaricato tonnellate di rifiuti speciali. E lei ha denunciato?
Abbiamo denunciato attraverso la sezione socialista, il segretario della sezione socialista, che è un giovane di 20 anni, che io ho nominato responsabile regionale dell'ambiente, ha denunciato tutti questi fatti alla procura, c'è un'indagine in corso, anche sulle attività del comune di Priolo, quindi noi non abbiamo paura. Così come un altro... Perché dovrebbe aver paura? Lei è un cittadino, deve, oltre che fa politica... Paura perché gli altri neanche se ne occupano, cioè noi non sono... Perché magari sono collusi o... Sì, molti sono collusi e purtroppo questa collusione avviene sia a destra che in certe parti della sinistra. E quindi noi del degrado ambientale stiamo facendo una battaglia fortissima e sono piovute le prime interrogazioni. Quella di Oreste Pastorelli, l'onorevole che verrà qui fra poco, contro i 67 milioni di euro stanziati dal governo nazionale e non utilizzati dal governo regionale. Sono stati stanziati per il recupero di queste aree? Sì, per le bonifiche di queste aree, di Priolo, Melilli, anche l'onorevole Oddo, da me invitato, ha presentato un'interrogazione assieme... Non sono stati utilizzati per quale ragione? No, non si conosce perché non neanche rispondono alle nostre interrogazioni. I finanziamenti sono stati stanziati e poi sono arrivati o sono stanziati sulla carta? No, sono stanziati effettivamente perché l'onorevole Pastorelli nell'interrogazione al Parlamento nazionale ha avuto la risposta del ministro apposito, il quale ha detto che manca per la regione per spendere questi 67 milioni. Quindi la responsabilità è regionale? È regionale, poi se è dell'assessore o dei funzionari o di altri non lo sappiamo, però sono passati due mesi, qui c'è l'onorevole Pastorelli che ha presentato l'interrogazione e alla regione non ci risponde. Ho pregato il compagno e amico Nino Oddo di presentare un'altra interrogazione per sapere le motivazioni perché questi fondi non venivano utilizzati, non abbiamo avuto risposta e su internet stiamo aprendo una campagna contro questa diserzione, perché non si può perdere 67 milioni di euro in un'area dove i tumori sono aumentati del 150% negli ultimi 10 anni. L'onorevole Oreste Pastorelli è membro della Commissione Ambiente, naturalmente è stato eletto alla Camera dei Deputati ed è qui anche lui a Marsala per sostenere le liste del Partito Socialista e per raccontare un po' il percorso in questi ultimi anni di questo partito tra denunce e politica di che altro genere, oltre alle denunce. Ma no, ma non si tratta di denunce, si tratta soltanto di interrogazioni parlamentari per capire le situazioni reali del Paese, cioè i ministri competenti rispondono rispetto alla realtà di quello che succede in un territorio. Questo, poi che accade? Questo è il senso. Perché dopo la risposta c'è qualche cosa di fattivo? No, dopo la risposta c'è anche cosa di fattivo perché comunque si portano avanti le problematiche e quello che viene fuori dalle interrogazioni. Questo non è che rimane lettera morta, perché quello che noi abbiamo fatto delle interrogazioni per quello che riguarda, sono stato primo firmatario sia sulla raffineria di Milazzo sia sul problema di Priolo, per quello che riguarda l'amianto. Adesso mi hanno investito di un altro problema, perché stanno arrivando in Sicilia, ad Augusta, delle navi provenienti da Taranto, dove lì ci sono le scorie dell'Ilva. Allora vogliamo soltanto capire... Ho capito, chi le fa arrivare? Come fanno a traccare se ci sono questi materiali dentro? Non c'è gli organi competenti, non ci sono che intervengono in questi casi, mi faccia capire. Allora, dovrebbe essere tutto perfetto, tutto pulito, però noi vogliamo sapere e dall'altra parte ci devono rispondere che lì sia tutto perfetto, perché dall'altra parte noi teniamo molto alla salute dei cittadini. Perché, cioè lei mi fa una domanda, perché noi troviamo sepolti in giro per l'Italia quintali e quintali di amianto? Si fa lei la domanda perché? Perché è colpa della politica o di chi non controlla quello che succede nel territorio? Colpa di tutti, dei cittadini che non stanno attenti e che non denunciano, della politica che spesso è collusa, e delle aziende che fanno i furbi. E insomma, un po' la responsabilità è un po' di tutti in questi casi, ma non è che perché è di tutti non è di nessuno, è di tutti e andrebbero ognuno, e dovrebbe rispondere anche in virtù
delle competenze, dei ruoli che occupa dal punto di vista istituzionale. Senta, io volevo chiederle una cosa, visto che lei sta al Parlamento nazionale e che in questo momento si parla molto in Sicilia del problema che riguarda i profughi, queste persone che arrivano e che spesso non ce la fanno neanche ad atterrare, perché finiscono, atterrare nel senso tornare sulla terra, perché finiscono morti in quello che adesso viene considerato il cimitero del mare. Cosa ne pensa di questo fatto che vengano da noi e che l'Europa, tutto sommato, per quanto si dica, non è convinta di poterseli poi prendere, perché dice in fondo noi possiamo aiutare, ma è un problema italiano, visto che poi sono i primi più vicini e quindi finiscono in Italia. Poi cosa ne pensa di quello che dice la Lega in questo senso e dei molti politici, anche sindaci, delle varie regioni italiane che non sono disposte, tranne Pisapia che ha detto poco fa che è disponibile a prenderne anche altri, non sono disposti a prendere queste persone? E comunque qual è il vero compito dell'Europa tutta rispetto al dramma che vivono queste popolazioni? Questo è un problema serio, di grande interesse, su questo non bisogna fare speculazioni, perché oggi ognuno di noi può dire delle cose totalmente contrarie rispetto a quello che uno pensa di fare. Io credo che il Presidente del Consiglio ieri sera nella riunione a Bruxelles abbia posto paletti sul problema che riguarda gli scafisti e tutta questa situazione che si crea nel Mar Mediterraneo. C'è un problema serio e credo che noi dobbiamo dare delle risposte, perché non è un problema trovare delle sistemazioni, ma il problema è fermare questa situazione prima che arrivi. È un problema internazionale, non solo europeo. Però c'è una divisione sia nell'opinione pubblica che in quella politica tra fermarli e accoglierli. Allora, il problema di quello che è fermare e accogliere, perché ormai ognuno di noi, no, è abituato a dire, ma sopra di noi ci sono tanti altri sistemi di sicurezza che debbono intervenire a livello internazionale. Noi siamo un paese di cui facciamo parte di un'Europa, portiamo avanti la voce alta in Europa, ma questa voce alta dell'Europa deve andare a livello internazionale. Io le dico solo questo. Noi come aver bollito mare Nostrum, come lo vede lei? Per me, secondo me, aver abolito Mare Nostrum per me è stata una grande, cioè non doveva essere abolito, perché con un errore. Esatto, è stato un errore. Ma io le dico ancora di più, noi come socialisti abbiamo presentato la settimana scorsa una proposta di legge proprio su questo, cioè sul problema di quello che succede in Italia, ma non soltanto in Sicilia, ma in altri paesi d'Italia, sul problema dei furti che vengono nelle case, che vengono commessi da persone, no, non italiane. Però lei sa benissimo che la legislatura, che la fate voi, sta peggiorando la situazione, perché giochiamo a guardie e ladri, i carabinieri mettono dentro. I magistrati buttano fuori. Faccio finire, che quando viene presa questa persona viene rispedita al confino e non può più rientrare in Italia. Questa è la nostra proposta, è quella che se uno viene preso, no, viene rispedito al confine e non può più rientrare in Italia. Questo è. Questi reati che sono stati depenalizzati, sì, nel senso che se io vengo qui con una pistola e la minaccio, lei non può denunciarmi perché tanto non mi fanno nulla. Cosa che invece prima era un reato grave, punibile da 1 a 5 anni. Che succede? Ma guarda, questo qui è un problema più grande, cioè il problema del sovraffollamento delle carceri, cioè è un problema, cioè non è che si può liquidare in due battute, il sistema è complesso. Noi c'è la riforma delle carceri, c'è il problema che abbiamo, cioè iniziato un problema di discussione vero. Noi la prossima settimana votiamo il problema, cioè l'ecoreati, cioè tutto, cioè il problema che è connesso all'ambiente, cioè è una cosa che dopo anni noi facciamo una legge sugli ecoreati. Cioè quando dice noi, dice il governo Renzi. Il governo Renzi, cioè il governo si sta adoperando e sta lavorando per risolvere determinati problemi che non sono stati mai risolti in Italia. Ma purtroppo io credo che in questo momento serve una sinergia anche a livello di cittadinanza, cioè di tutte le istituzioni, cioè le istituzioni collegate ai cittadini. Perché quindi una rete. È una rete dove comunque abbiamo una difficoltà, e la difficoltà non è che
parlando male del, perché se uno sente il cittadino ogni si lamenta, perché giustamente si lamenta, ha perso il posto di lavoro e dall'altra parte dice arriva l'immigrato a prendermi il posto, cioè, non è vero, perché poi allora, è un altro tipo, non è tanto se prende il posto, però, credo che si lamenti di più del fatto che vengono pagati con una cifra totte giornaliera e che sono esentati di tutta la sanità, quando magari i nostri anziani che prendono 500 euro di pensione, io non voglio fare una guerra tra poveri, attenzione, sto cercando di interpretare le ragioni del malcontento generale. Ma io su questo sono, allora, su quello che dice lei, il problema è questo, che se noi mettiamo in campo, no, il discorso degli immigrati, le cose che ha detto lei sono quelle che dicono i cittadini. Pensi che noi, no, non comprendiamo quello che dicono i cittadini e dall'altra parte non cerchiamo... Qual è la via di mezzo? Allora, non cerchiamo, allora noi dobbiamo far sì che le persone che comunque vengono assunte e lavorano devono essere regolarizzate. Che comunque, perché nel momento in cui abbiamo... Ma noi viviamo in una Sicilia che questo non lo fa. E allora, ma dall'altra parte ritorniamo al punto di partenza. Chi è che deve controllare tutta questa situazione? Ci sono delle persone che devono controllare le istituzioni. Proprio in questi giorni c'è stato un maxi sequestro in questa realtà e questo dal punto di vista dell'opinione pubblica si sapeva da sempre. E invece sono dovuti arrivare da Trapani, perché come mai Marsala non è riuscita a sconfiggere questa cosa? Vuol dire che forse c'è qualcosa che non va. Ma di cose che non vanno ne sappiamo, se ne sanno tante, no? E poi però io voglio lasciare a ognuno il proprio lavoro. Noi a livello parlamentare di fare le leggi dello Stato che siano, no, corrispondenza alle esigenze dei cittadini e del mondo del lavoro, del mondo dell'industria, del mondo delle piccole e medie imprese. Quindi innovative questo, e realistiche. Questo e credo perché oggi discutiamo di un problema importante che è quello dell'agricoltura e credo che... Ecco, state pensando su quanto riguarda l'agricoltura di rifinanziare i giovani che vogliono stare in agricoltura e a me fa una rabbia infinita perché da tanti anni i giovani sono stati proprio estirpati, come potremmo dire, per un vigneto dall'agricoltura per non aver compreso le ragioni del mondo agricolo di un paese come il nostro che è fortemente a vocazione agricola, perché non è che abbiamo delle risorse sottosuolo particolarmente esose, e come mai che adesso si ritorna indietro? Ma siamo sempre così miopi noi italiani? Ma guarda, lo sa bene, e nelle sue domande è chiaro il percorso. Noi dobbiamo, in questo momento io mi sforzo, io vengo da una realtà di amministratore locale, ho fatto sempre l'amministratore locale e per me il ruolo che ho sempre portato avanti è il connubio tra l'ambiente, l'agricoltura, la cultura e il turismo. Solo se noi mettiamo avanti queste direttrici nuove noi possiamo rilanciare questo paese, perché abbiamo un paese invidiabile, un paese che può ospitare il turismo per 12 mesi l'anno e noi dobbiamo sfruttare queste nostre potenzialità. Abbiamo perso del tempo nel passato, non lo dobbiamo perdere nel futuro, dobbiamo rivitalizzare quello che noi abbiamo. Senta, parlando di Marsala, visto che noi siamo in questo territorio e parlando di turismo, come sta dicendo lei, noi abbiamo un parco archeologico e tutti dicono che è bellissimo sottoterra, però rimane sottoterra e non viene portata alla luce, dando la possibilità di far diventare veramente turistico anche questa parte della Sicilia che avrebbe veramente bisogno, perché in questo modo lo sviluppo ci sarebbe. E poi bisognerebbe che le amministrazioni facessero un rapporto più fattivo con le aziende che danno turismo in questo, per cercare di creare dei pacchetti che sono vantaggiosi, perché lei mi insegna che più è facile andare con meno prezzo a Sharm el Sheikh che venire in Sicilia, e questo è gravissimo. Io credo che cioè, non c'è nulla da invidiare, no? Cioè io credo che la Sicilia sia una delle grandi regioni d'Italia dove c'è una cultura, no? Tutta da scoprire, tutta da portare avanti, e credo che le amministrazioni locali devono mettere in piedi tutta una progettazione europea, perché lì ci sono i fondi, dove possiamo in qualche maniera aiutare il territorio. Su questo noi ci dobbiamo sviluppare e dobbiamo potenziare questa attività istituzionale
tra la regione, tra l'istituzione con l'Europa. Senta, pretendere che nei locali pubblici ci siano i prodotti regionali è una pretesa astrusa oppure potrebbe essere un modo per rilanciare? Perché se io vengo in Sicilia voglio trovare l'olio siciliano, voglio trovare gli agrumi siciliani, voglio trovare tutto quello che la Sicilia mi offre, perché così unisco alla cultura del territorio, al sole, unisco anche la cultura della cucina e quindi con questo vendo un pacchetto veramente significativo dal punto di vista turistico, ma anche il cittadino acquisisce come cultura generale della sua vita. Guarda, noi in Parlamento abbiamo approvato una legge sull'agroalimentare, che era una legge che giaceva lì da anni, e quello del tappo antirabocco sull'olio d'oliva. Sì, so benissimo, allora, perché c'era l'abitudine di mettere un olio diverso dopo che si era stato... Però io non l'ho ancora visto sta cosa nei locali pubblici, perché ogni volta che ci vado faccio sta protesta, allora, e dico ma la legge... In altre, cioè io dove vado io è già in funzione il tappo antirabocco, già c'è in tanti locali dove io vado c'è la bottiglia con il tappo antirabocco. Allora se noi andando lì in quel locale vediamo la bottiglia di olio senza antirabocco, uno fa, chiede all'esercente, dice, ma non la mette. Dall'altra parte sa benissimo che chi viene preso con la bottiglia d'olio d'oliva senza il tappo antirabocco ha una denuncia. Una denuncia, sì, sì. Perché è frode. Senta, cambiamo discorso, visto che ci siamo, e finisco. Parliamo della legge che hanno fatto per le separazioni veloci. In 6 mesi ci si può separare, soltanto se non si hanno figli minori. Lei che ne pensa? No, è stata una proposta dei socialisti questa, cioè perciò non posso, ho votato ieri, abbiamo votato la proposta e l'abbiamo votata in maniera favorevole. È un percorso nuovo per l'Italia. Sì, anche perché noi siamo un paese molto attaccato alla Chiesa, questo ha dato il piccolo sgancio? Ma non c'entra assolutamente nulla questo qui, cioè il problema del divorzio è una situazione, cioè, che ognuno la vive in una maniera diversa, cioè bisogna vedere le varie realtà. Però lei sa benissimo che sul divorzio, sul riconoscimento dei diritti alle coppie di fatto c'è stata una polemica che è durata decenni e continua purtroppo per via del fatto che noi... Infatti, noi siamo sul problema delle unioni civili, abbiamo le coppie di fatto, che c'è un uomo e una donna, si mettono insieme, non sono sposati, devono avere dei diritti delle persone che sono sposate. Questa è una battaglia... Fribbra. Ma noi vogliamo che questa legge passi in Parlamento, che vengano riconosciuti questi diritti.